ragazzi, ragazzi, e benvenuti in un nuovo video. Io sono Gianmarco e oggi sto per fare un video che non avrei mai pensato di fare. Proprio l'ultima cosa che sarebbe passata mai per la mia testa era di fare un home tour. Però per le prossime settimane io sarò in questa villa meravigliosa che vedete alle mie spalle e sarò qui per fare un sacco di video, un sacco di avventure, un sacco di cose. Non vedo l'ora di vedere quello che succederà. E quindi mi sono detto, sentite, è troppo pazzesca, c'è di tutto. C'è una piscina, c'è una spa, c'è una cucina meravigliosa, un tavolo perfetto per fare sedute spiritiche e anche cene di sushi. Quindi ho pensato di fare l'home tour, di mostrare tutto quello che mi circonda, perché io voglio assolutamente che mi diciate che idee avete per i prossimi video. Io ne ho già alcune, però so che stimolerò la vostra fantasia mostrandovi tutto quello che vi circonda e tutto quello che ci si può fare qui in questa villa. Commentate questo video, mettete like, iscrivetevi assolutamente al canale, perché credetemi, ne vedremo delle belle e anche delle brutte, e soprattutto delle personalità. Le mie, multiple. E qui sono all'entrata. E scusate se metto gli occhiali, però raga, c'è il sole. O almeno fino a 3 minuti fa c'era il sole e io non riesco a sopportarlo. Però questa cosa la sopporto benissimo in tutto quanto il suo splendore. Questa è l'entrata della villa. Qui ci sono circa 5 scalini. L'importante è non morire. Però la parte più importante è che se muori comunque ti sei beccato questa piscina. È una piscina meravigliosa che non è altissima in realtà, ed è anche frescoletta. Io sono arrivato ieri, quindi l'ho già provata. E ho provato anche tutti quanti i lettini che mi circondano. Quello, questo, quello, quello, quello e quello. Tutti quanti li ho provati. Uno più bello dell'altro, uno più comodo dell'altro. Tra l'altro questi qua mi piacciono un sacco perché hanno questo colore azzurretto. Super nice, super carinetto, mi piace un sacco. La mia auto con questo colore oro stona un po'. Comunque in questa piscina io assolutamente voglio fare dei video. Tra l'altro mi sa che verranno anche le mie sorelle a trovarmi almeno un weekend. Poi forse chi lo sa chi verrà, non lo so. Provate a scrivere nei commenti. Qua c'è questo salotto bellissimo da stare in compagnia, da stare con gli amici, se ne avessi, ma il problema non si pone. E se guardate qui si intravede un po' dentro la casa, così puoi sbirciare. Però il fatto che c'è tutta questa siepe qua intorno, nessuno ti vede, nessuno ti dà fastidio. Qua è super tranquillo. Però vabbè, chi se ne importi. Io direi di entrare in casa, dove vedrete questa porta con una maniglia dal design meraviglioso, sembra un orecchio umano. E qui ci si prepara con il salotto. Il salotto è pazzesco perché ha questo candelabro, chandelier, com'è che si chiama? Ah, Donna Swing, quello lì di Sia, chandelier, candelabro. Non lo so, vabbè, che è nero, con il tavolo nero, con le sedie nere, come la mia anima. Io ho un sacco di idee per questo tavolo. E no, non comprende una cena sushi, perché ha capito, gli altri intenderanno nel futuro. Tra l'altro stavo facendo shopping su Idealo. Ve ne avevo già parlato di Idealo perché è super comodo, si trovano un sacco di promo, è un comparatore di prezzi ed è leader in Europa, perché praticamente funziona proprio come un motore di ricerca dove tu scrivi quello che vuoi, per esempio, che ne so, cuffie AirPods, e lui scannerizza tutto quanto l'internet per trovare il sito o il negozio dove costa meno. Il che è favoloso perché monitora l'andamento del prezzo, ti può mandare una notifica quando raggiunge la cifra che interessa a te. Ovviamente è pieno di roba e c'è anche l'app per controllare tutto quanto. È veramente fatto bene. Tra l'altro adesso stanno facendo una promo che si chiama Idealo Vibes, dove se tu trovi questa immagine, per esempio, che è arancione, cioè un'immagine vibrante, puoi vincerla. Tutto quello che devi fare è segnarti il nome preciso di quell'oggetto che hai trovato, andare nel post Instagram che vedete qui, Idealo, e commentare il nome e taggare un vostro amico, perché se vincete, vincerete quell'oggetto e il vostro amico avrà una magica sorpresa. Date un'occhiata, giù in info box mi sono tante le info anche per quanto riguarda questa promozione. E noi continuiamo con questo tour, perché secondo me tra un po' arriva il corriere con i pacchi che ho ordinato. Praticamente il salotto è una sorta di gigantesco divano immenso, super comodo, e qui dietro di me c'è invece la televisione. E la televisione non l'ho ancora guardata perché purtroppo io non guardo la televisione, raga. Però se vi va c'è l'orologio. E sì, è veramente immenso. E la cosa che mi piace di più è anche che c'è uno specchio talmente tanto grande che puoi vedere tutti gli outfit che vuoi, compresi quelli del tuo futuro e quelli del tuo passato. E sì, se ve lo state chiedendo, ho veramente una t-shirt con la mia faccia stampata sopra sul corpo di Jesus Christ Superstar. Se le volete, guardate giù in infobox e c'è lo store. Non so che lo psicopatico si potrebbe comprare una roba del genere, però io li compro. Ah, vi devo far vedere un amico. L'unico amico che ho. Lui è un futuro amico perché è Kylie Jenner. E potranno essere amici per la pelle, ma non per le palle, perché la Kylie Jenner non può avere i bambini. Zac e zac. Anche questa rappresenta perfettamente il mio cuore, perché è nera come il carbone. C'è un'isola, c'è una penisola, c'è anche un arcipelago e tutto quanto il resto.
ovviamente voi pensate che io proverò a cucinare qualcosa. No, perché non mi voglio prendere la responsabilità di una casa che va a fuoco, che nemmeno mi appartiene. Fuori c'è questo bellissimo salottino in vimini con un sacco di posti per un sacco di amici. Ma il problema non si pone perché sono sociopatico. Qua tra l'altro non ero ancora venuto e c'è un altro tavolo per me e alcune delle mie personalità. Si chiama Gianni. Ora vi voglio far vedere il pezzo forte che secondo me è della casa, che io adoro, adorissimo. Perché infatti scendendo giù per le scale c'è la spa. Guardate che pazzescheria, meraviglioseria. C'è proprio la spa con tanto di lavandini che sono qui dietro di me, con tanto di sedie idromassaggio e con tanto di gigantesca vasca riscaldata incastrata tra le rocce, i muschi e i licheni. E se premo questo pulsante spengo le luci. E se premo questo pulsante spengo le luci. No, ma qual è il pulsante qua? Ah, è qui. Guarda cosa succede se premo questo pulsante. La cascata, raga, la cascata. Ma che meraviglia. Ciao ragazzi, top. Guardate dove sono finito. Boh, spegniti perché sennò non mi si sente niente di quello che dico, che sono le robe più interessanti di questo video. Le stronzatine. Però guarda che bello che è. Che da fuori si vede tutto quanto, puoi vedere il resto. Poi vi faccio vedere di sopra che c'è una camera da letto, che è quella dove sono io. Il letto è rotondo, raga, mi spacca troppo questa roba. Cioè mi fa morire. C'è questo letto rotondo con le lenzuola rosse. Però se vedete questo cuscino che non c'entra niente con i colori di tutta quanta la casa, perché indovinate, è mio. Me lo sono portato da casa il mio cuscino, perché io ho imparato questa cosa. Mi porto i cuscini da casa per dormire. Cioè non ce la faccio purtroppo se ho questi problemi mentali. E tra l'altro ho sempre le mie federe in seta. Le uso tantissimo, ormai sarà un anno e mezzo. E tra l'altro le continuo a perdere perché le porto ovunque, da quando mi sposto, quando vado in giro. Di solito le lascio in hotel purtroppo perché mi dimentico. Il bagno a me dispiace perché è un po' buio purtroppo e non sono ancora riuscito ad aprire questa finestra. Perché? Perché ho dei problemi mentali. E qui ho tutte quante le mie mercanzie varie. In realtà sembra in ordine, ma perché ho cercato di fare finta che ci fosse ordine per il video. Ma prima, fino a 5 minuti fa, c'era veramente un casino, un disastro. Ho tutte quante le mie maschere, mascherette, mascherone. Ah, ho anche questa roba qui, che è praticamente uno scrub che mi sono fatto in casa con miele, zucchero di canna, zucchero vero, sale, sale grosso e olio. Raga, non avevo lo scrub, è stata una manna dal cielo, sta roba una meraviglia, solo che mi sa che devo buttarlo via. Il bagno è molto carino, mi dispiace che ce n'è solamente uno, però come sempre sono io solo per conto mio. E c'è anche la vasca ovviamente qui. Sempre di qua, qui c'è una stanza, un'altra camera da letto. E semplicemente ho messo alcune delle mie cose per registrare il video, però vabbè, se deve venire qualcuno dormirà qui. E poi c'è la cabina armadio, dove ho messo già tutte quante le mie cosine per vestirmi. Tra l'altro mi sono accorto che ho portato via in continuazione roba nera da vestirmi. Dall'altra parte ho messo tipo vestiti che devo ancora provare, che sono dentro le buste di plastica, che sono outfit che non so se mi piacciono. Insomma, tutta roba che ho comprato nuovo per da provare. Ho poi qua qualche accessorio, qualche borsa. E qua si sale di nuovo le scale e si arriva tipo in un salotto che ha una televisione, roba così. E poi ci sono due terrazzini super super carini, raga. C'è un'aria freschissima qui, c'è tutta la vista sull'esterno della casa e anche su tutto quello che c'è intorno. E come vedete è veramente bellissimo qui. Era anche super calmo. E c'è anche dall'altra parte. E se non sbaglio da qualche parte qua si dovrebbe vedere tipo San Marino. Però non so, cioè non la riconosco. Mi dispiace i sammarinesi. Ora una parte misteriosa. Qui sopra c'è una porticina che non so a dove porta. Onestamente penso che sia tipo la soffitta, roba del genere. Senza ridere. Vuol dire che c'è un'entità maledetta dentro? Non lo so, lo scopriremo. Nel frattempo prenderemo il sole con il lucernario. Ma cos'è sta roba? Raga, adoro! Se ti cade il cellulare qua dentro non lo rivedi più. Hello? Se c'è un'entità spiritica dentro questa casa, voglio che sia chiaro una cosa ben precisa. La mia pelle te la sogno, ciao! E questo è tutto ragazzi, spero che il tour della casa vi sia piaciuto assolutamente. Fatemi sapere le vostre idee, quello che vi è venuto in mente guardando questa casa.
cosa dovrei fare? Per forza al 100% un video sicuramente nella vasca idromassaggio con tanto di cascata, bla 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 bla. Poi voglio fare qualcosa nella cucina. Ho già qualche idea assurda che secondo me mi verrà da dire: ma che cazzo stai a fa? Poi voglio fare delle cose in piscina, dove voglio fare delle cose in compagnia, qualche challenge. Perché io leggo sempre i vostri commenti e ogni tanto vi rubacchio qualche idea. Se questo video vi è piaciuto mettete un pollice in su, così so che ne devo fare altri. Se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale, esce un nuovo video ogni martedì e 15, ogni sabato alle 10:30, ogni tanto il giovedì, ma questo non sa mai nessuno. Io vi mando un bacione grande grande e al mio prossimo video. Ciao!